Il nostro viaggio quel giorno si concluse in una chiesa di Mercogliano, dove il parroco Don Aurelio, dopo aver appreso dei due personaggi, rilasciò la sua pietosa sentenza. Se l'abate Mariano, sottoposto a cure intensive, poteva essere recuperato, il nostro veggente Villon era ormai irrimediabilmente perduto. Con il passare del tempo, Villon si accorge che le sue doti di veggente diventano sempre più complete. Se ci è concesso di usare un termine, diremo che egli ha fatto carriera. Sì, ha fatto carriera nell'occulto. Strani poteri si sono aggiunti a quelli già consolidati. Egli sa che può anche guarire piccole malattie, ma è fiducioso nel futuro. Con la diffusione di queste notizie, molte persone ci tennero a conoscere il nostro sensitivo. Tanti personaggi strani, diversi, uomini della strada, dall'intellettuale allo studioso, al semplice operaio, tutti vollero avvicinarlo. E alcuni guaritori pure di Afragola, questi ultimi, gli parlarono a lungo, con la speranza di capire come si poteva arrivare alla sua forza misteriosa. Furono mesi ed anni intensi di attività. Migliaia furono le persone, dalle più semplici alle più preparate, dai cosiddetti mistificatori ai puri ricercatori, che contattarono il nostro personaggio. Spesso egli dava anche numeri all'otto, che regolarmente uscivano sulle varie ruote, dando un'illusoria felicità alla gente, come nel caso di Salvatore, un calzolaio di Bagnoli. Con la notorietà arrivarono anche i primi problemi. Tutti vogliono sapere i numeri all'otto, conoscere il proprio futuro. Come sempre, invece di approfittare di questo uomo eccezionale per arricchire il proprio spirito e la propria fede, la gente manifesta il sentimento più miserabile: la ricerca della ricchezza materiale. Loro, i miscredenti, non sanno né vogliono sapere che Dio dispensa solo amore.
Siamo sempre allo chalet Il Pirata, in località La Pietra. Esso è un luogo caro a Bilon. Lì sono avvenuti gli incontri più decisivi tra il nostro paranormale ed i suoi interlocutori. La vista a quel pezzo di mare arreca quel pizzico di mistero in più ai magici argomenti. Questa volta a trattenersi con il nostro parapsicologo sono due personaggi particolari. Il primo è un certo Violante, anch'egli papelitano minore. Il secondo è Marino La Forgia, inviato speciale di un noto giornale. Sono diversi mesi che il Violante frequenta Bilon. Egli è affascinato dal nostro veggente, vuole conoscere tutto della sua vita. È proprio in questa occasione che chiede al nostro sensitivo di recarsi a casa sua per una seduta privata, richiesta che sarà accolta con favore dal nostro. Il secondo personaggio che vediamo in queste sequenze è, come abbiamo già detto, un giornalista. Egli ha chiesto un'intervista a Bilon per poter comprendere di quali poteri egli sia dotato. È scettico, miscredente, ma per sua stessa ammissione dirà che dopo aver letto per ben due volte i libri ed aver analizzato i vari documenti, non ha più dubbi circa la veridicità degli scritti e sulla loro divina provenienza. Siamo a Sant'Eframo, un antico convento cappuccino del centro storico di Napoli. Voci strane giravano da tempo su questo luogo. Si parlava di un frate, un tal padre Alfredo, che aveva misteriosi poteri con cui guariva centinaia di fedeli. Al diffondersi di tante storie, molte persone arrivavano al convento per incontrare il cappuccino. Padre Alfredo riceveva più persone che poteva, e per tutti aveva una parola di conforto. Tantissimi furono i miracolati e tantissimi i delusi. Come è ovvio, la popolarità del religioso cresceva sempre più, fino a suscitare la gelosia e l'invidia di qualche suo confratello. Ben presto si passò ai fatti. I cattivi sentimenti si trasformarono in accuse infamanti ed ingiuste. Fu facile far passare il nostro padre Alfredo per mistificatore e lestofante. Si disse di lui ogni cosa, fino a che intervenne il padre provinciale, il quale, per salvaguardare l'ordine religioso ed il convento, non trovò di meglio che trasferire il nostro cappuccino in un convento di Benevento. A Sant'Eframo abbiamo ricevuto tante testimonianze che preferiamo non riportare per ovvi motivi di riservatezza. Bilon premeva continuamente per conoscere padre Alfredo. Visitò ogni angolo del convento, parlò con molti cappuccini,
ma in modo particolare con padre Ruffino, l'addetto alle pulizie e servizi, che vediamo in queste sequenze. Quest'ultimo raccontò a Villon di strani comportamenti dei suoi confratelli, del demonio che ispirava molti di essi e che alimentava la loro invidia nei riguardi di padre Alfredo. La storia si ammontava sempre più di mistero, finché il nostro veggente prese la decisione di partire alla volta di Benevento. Qualche giorno dopo, Villon iniziò il suo viaggio verso la città sannitica per vedere da vicino padre Alfredo. Egli arrivò a Benevento al tramonto. Dopo molte ricerche, trovò il convento. Chiese notizie del padre guaritore finché gli fu risposto che lo avrebbe potuto vedere in chiesa più tardi. Così fu. Egli lo vide, ma purtroppo non gli poté parlare. Villon aveva capito tutto. Il cappuccino aveva avuto disposizione di non parlare più delle sue facoltà. Il sensitivo si rese conto che quel viaggio era stato inutile, perché nulla avrebbe apportato ad una maggiore conoscenza dei misteri di Dio.